cristiano faccia sempre memoria dei modi e delle circostanze in cui Dio si è fatto presente nella sua vita, perché questo rafforza il cammino della fede. È il pensiero centrale di Papa Francesco all'omelia della Messa del Mattino celebrata in casa Santa Marta. Non stancatevi di essere la carezza misericordiosa del Signore attraverso la mano della sua Chiesa. È l'esortazione rivolta da Papa Francesco ai partecipanti al convegno della Caritas delle diocesi italiane che si sono riunite in questi giorni a Sacrofano, vicino Roma. Dal pontefice anche un appello a cercare di rimuovere le cause della povertà per prevenire l'emarginazione. Francesco ha espresso i più sentiti auguri alla comunità ebraica di Roma per la festa di Pasqua che inizia domani sera e prosegue fino a sabato 30 aprile. In un messaggio al rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni, il Papa ricorda con rinnovata gratitudine l'incontro del 17 gennaio scorso, quando è stato cordialmente accolto nella sinagoga della capitale. La piccola Matita nelle mani di Dio, Madre Teresa di Calcutta, sarà proclamata santa il 4 settembre prossimo. Gesù le disse: «Ho sete». Per rispondere alla chiamata a stare con i più poveri tra i poveri, passò una lunga aridità e sofferenza spirituale per l'assenza di Dio. Il postulatore, la sua vita è un messaggio attuale per uomini di ogni stato e condizione. L'Armenia attende Francesco, che compirà la sua visita nel paese caucasico dal 24 al 26 giugno. Momenti ufficiali e di protocollo, incontri con la chiesa locale, ma anche una celebrazione ecumenica. Il pontefice sarà sempre accompagnato da Sua Santità Karekin II, supremo patriarca e catolicos di tutti gli armeni. Intervista Monsignor Rafael Minassian, ordinario per gli armeni cattolici dell'Europa orientale. La salvezza di Cristo, questo dono che Dio ci ha dato, non è una cosa di un momento e niente più, è un cammino. Nella cappella della Casa Santa Marta, durante la messa, Papa Francesco si è soffermato ancora una volta sulla presenza del Signore nella vita di ciascuno. Ogni individuo, infatti, può sperimentare sempre questa presenza reale ma rispettosa, amorevole e attenta. Il Padre Celeste, ha rimarcato il Pontefice, cammina Signore, con noi e non si spaventa delle nostre cattiverie, non si arrende dinanzi alle nostre fragilità e ci ama anche quando gli chiudiamo la porta in faccia. Ecco perché è importante fare memoria del proprio cammino. La memoria ci avvicina a Dio, la memoria di quell'opera che Dio ha fatto in noi, in questa recreazione, in questa rigenerazione, che ci porta oltre dell'antico splendore che aveva Adamo nella prima creazione. Io vi consiglio questo, semplicemente, fate memoria. Oh, come è stata la mia vita, o come è stata la mia giornata oggi, o come è stato quest'ultimo anno, ma memoria. Come sono stati i miei rapporti col Signore. Memoria delle cose belle, grandi, che il Signore ha fatto nella vita di ciascuno di noi. I poveri sono la proposta forte che Dio fa alla nostra Chiesa affinché essa cresca nell'amore e nella fedeltà. Papa Francesco ha riassunto così il significato più autentico del servizio che ogni giorno contraddistingue l'impegno delle Caritas delle diocesi italiane. Il Papa innanzitutto ha rammentato che nel povero noi scorgiamo la presenza di Cristo. Dunque bisogna rispondere sempre meglio al Signore che ci viene incontro nei volti e nelle storie delle sorelle e dei fratelli più bisognosi. Egli sta alla porta del nostro cuore, delle nostre comunità e attende che qualcuno risponda al suo bussare, discreto e insistente. Aspetta la carità, cioè la carezza misericordiosa del Signore attraverso la mano della sua Chiesa. Una carezza che esprime la tenerezza, la vicinanza del Padre.
La vostra misericordia, ha proseguito rivolgendosi agli operatori della Caritas, sia concreta e competente, personale ma anche comunitaria, credibile in forza di una coerenza che è testimonianza evangelica ma anche aperta a tutti, premurosa nell'invitare i piccoli e i poveri del mondo a prendere parte attiva nella comunità. Francesco ha ribadito che la famiglia è la culla della carità ed ha esortato a superare la tentazione della solidarietà corta ed episodica, scegliendo di offrire le risorse della propria quotidiana disponibilità. Quindi ha messo l'accento su quello che dovrebbe essere l'obiettivo principale dell'agire della Caritas. Non poteva mancare qui un riferimento agli immigrati per i quali il Papa chiede uno sforzo di prossimità. Se infatti il fenomeno delle migrazioni presenta oggi aspetti critici, ha osservato, rimane pur sempre una ricchezza e una risorsa sotto diversi punti di vista. La Caritas italiana, ha detto ancora, non si stanchi di promuovere con tenace, paziente perseveranza comunità che abbiano la passione per il dialogo e di non solo affrontare i problemi, ma individuarne anche le cause. Sia sempre vostro vanto la volontà di risalire alle cause della povertà per cercare di rimuoverle. Infine, Francesco ha chiesto alle istituzioni di impegnarsi a promuovere un'adeguata legislazione in favore del bene comune e a tutela delle fasce più deboli. Papa Francesco ha espresso i più sentiti auguri alla comunità ebraica di Roma per la festa di Pesach, che inizia domani sera e prosegue fino a sabato 30 aprile. In un messaggio al rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, il Papa ricorda con rinnovata gratitudine l'incontro del 17 gennaio scorso, quando è stato cordialmente accolto nella sinagoga della capitale. La Pasqua ebraica, sottolinea Francesco, ricorda che l'Onnipotente ha liberato il suo amato popolo dalla schiavitù e lo ha condotto alla terra promessa. Egli vi accompagni anche oggi con l'abbondanza delle sue benedizioni, protegga la vostra comunità e nella sua misericordia doni a ciascuno la pace. Vi chiedo di pregare per me, conclude il Papa, mentre assicuro la mia preghiera per voi. L'Altissimo ci conceda di poter crescere sempre di più nell'amicizia. Il Santo Padre Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi di Gaeta, presentata da Monsignor Fabio Bernardo D'Onorio in conformità al canone 401, paragrafo 1, del Codice di diritto canonico. Il Papa ha nominato arcivescovo dell'arcidiocesi di Gaeta il reverendo Monsignor Luigi Vari del clero della diocesi di Velletri Segni, finora vicario episcopale per la pastorale e parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore in Valmontone. Madre Teresa di Calcutta è santa, presto sarà canonizzata. Gesù le ha detto: «Ho sete». Sì, questo è come il chiave per capire sua spiritualità, perché era l'esperienza di Gesù sulla croce, no? Chiedendo nostro amore, e questa immagine, questo simbolo di sete vuol dire il desiderio intenso di Gesù. Sì, hai fatto questo a uno dei più piccoli dei miei fratelli, hai fatto a me, e questo era come la maniera di saziare il sete di Gesù, credendo era la presenza di Gesù in ogni persona, e amando questa persona o amando anche Gesù in questa persona. E per questo la gente diceva: ora presidente, la regina, il più povero, la gente diceva: oh, quando sono stato con la madre, io sentivo che io ero l'unica persona nel mondo, no? Perché tutta la sua attenzione era in questa persona, Gesù, in questo momento, amo a Gesù in te, in questo momento. L'aspetto più eroico della vita è questo buio che ha sperimentato per quasi tutto il tempo della sua vita come missionario della carità, che per me è la cosa più eroica
che ha vissuto. Un'esperienza mistica. È un'esperienza mistica, no? Perché per amare così, dico questo, era così la sua unione con Gesù era così forte, così intima, che Gesù poteva compartire con lei sua esperienza più difficile, in questo senso anche dell'abbandono sulla croce e nell'orto di Getsemani, no? Questo senso di essere solo. E poi ha detto, no? Questo fu sua esperienza con Gesù. Poi ha detto, specialmente quando è uscita più da India e ha visto la povertà nell'Occidente, no? Europa, America, possiamo dire, Canada, mio paese, e più essere non amato, sentire solo, solitudine. Questa è la povertà più grande nel mondo di oggi, ha detto. Una parola a chi ci guarda, se potesse dare un messaggio di Madre Teresa ai telespettatori o comunque a chi vuole chiederle la sua intercessione. Sì, quando parlava al pubblico in generale, no? Diceva, ok, non dovete andare a Calcutta per scoprire i poveri, cercare i poveri in sua, dove vivono, in sua città, sua parrocchia, forse anche in sua famiglia. E chi ha bisogno perlomeno in questo momento? E le cose semplici, le cose ordinarie, una sonrisa, un pensiero, una visita, chiamare, oh, come stai? Queste cose molto semplici che possiamo fare sì. Siamo consciente per trovare queste opportunità, no? Cose ordinarie, però con un amore straordinario. Due storici viaggi quelli che Papa Francesco compirà nella regione del Caucaso: dal 24 al 20 giugno sarà finalmente in Armenia e poi sarà anche in Azerbaigian. Come avete accolto la notizia di questo viaggio? Praticamente il viaggio che si fa per l'Armenia è una gioia, soprattutto che dopo tanto tempo di attesa, perché noi aspettavamo questa visita dal 2015, all'occasione del centenario del genocidio armeno, ma comunque allo stesso tempo noi pensiamo anche alla Santa Sede, alla Chiesa Universale, al Santo Padre e abbiamo abbastanza pazienza ad aspettare. E finalmente ecco la decorazione di questa visita nel 2016. 101 anni dopo il genocidio, dopo il grande male, Papa sì. Francesco ha già celebrato con voi una messa in questo anniversario, anche riconosciuto San Gregorio di Narek, dottore della Chiesa. Che cosa significa la sua visita, il suo venire fisicamente in Armenia a poco più di un secolo da questo? È chiaro, noi dobbiamo prendere in considerazione che questa visita è una visita di cortesia, non posso dire, ma piuttosto incoraggiamento a un popolo, a una nazione che per primi nel mondo che hanno preso come religione la cristianità. E quindi praticamente questo popolo per secoli hanno dato dei milioni dei martiri alla Chiesa. Quindi questa apprezzazione che viene da parte del Santo Padre è un segno molto profondo, spiritualmente parlando e anche allo stesso tempo fisicamente, che questo popolo non è dimenticato dalla parte della Chiesa Universale. Uno. Due, perché anche il popolo armeno, vedendo questi passi e soprattutto nel 2000,
15, quando ha avuto il coraggio di pronunciare come il primo genocidio del XX secolo è il genocidio armeno. Praticamente questo, per 100 anni che questo popolo ha cercato di tutti i modi a poter realizzare, e nessuno ha potuto fare quello che ha fatto in 5 minuti il Santo Padre pronunciando questa frase. Quindi da parte nostra anche abbiamo un debito morale a rendere a Sua Santità e attraverso Sua Santità alla Chiesa Universale Cattolica. Prima pagina dell'Osservatore Romano con la data del 22 aprile 2016. Con le Caritas delle diocesi italiane il Pontefice ribadisce l'importanza del volontariato per i poveri e incoraggia a proseguire nell'impegno di solidarietà verso gli immigrati. Stallo tra Russia e NATO, nonostante la ripresa formale delle riunioni. Salvi solo 41 dei 500 immigrati a bordo del barcone affondato lunedì scorso al largo della Libia. Tragiche conferme. Paura sulla costa settentrionale. Nuove scosse in Ecuador.